entra in campo con Team. Lega Serie A e Team insieme per la primavera Team. Thank you.
È il giorno della semifinale di Coppa Italia Primavera, il giorno in cui ci si gioca un posto in finale Fiorentina-Genoa. Buon pomeriggio amici di acffiorentina.com, un saluto da parte di Matteo Marceddu. Aperto il Milan del 3 anni, ha vinto qualche cosina. Io ho aperto per 5.
È il giorno della semifinale di Coppa Italia Primavera, è il giorno in cui ci si gioca un posto in finale di Coppa Fiorentina-Genoa. Buon pomeriggio amici di acffiorentina.com, un saluto da parte di Matteo Marcedu. Oggi sarà gara secca al Gino Bozzi, 90 minuti, ci si gioca un posto in finale. In caso di parità saranno supplementari e rigori. Fosse campionato tra Fiorentina, ottava in classifica, 24 punti, e Genoa, settimo, a più 2, sarebbe scontro diretto per avvicinarsi ai playoff, ma quell'appuntamento è in programma a maggio. Oggi è la Coppa, a prendere la scena una Coppa diventata di casa nelle ultime stagioni per la Fiorentina, che da 2 anni è la formazione detentrice del trofeo e insegue la terza finale consecutiva di Coppa Italia Primavera. Le formazioni con vediamo il Genoa, gli uomini in campo e quelli a disposizione. In campo ci saranno con un 3-5-2 Agostino tra i pali, Piccardo, Dumbravanu e Marcandalli in difesa, Bolì largo a destra centrocampo con Boci dal lato opposto, in mezzo Eyango, Besaggio e Turquet, con coppia d'attacco composta da Della Pietra e Conti. Eccola la Fiorentina, 3-5-2, schieramento speculare, quello di Alberto Aquilani con Brancolini tra i pali, Chiti, Fiorini, il capitano, e Frison in difesa. Largo a destra al centrocampo c'è Andrea Milani, a sinistra Nicolò Pierozzi, in mezzo Gianmarco Neri, Corradini e Bianco, in attacco Munteanu, Spalluto, i due giocatori da 17 gol come coppia, 10 li ha segnati Spalluto, 7 invece Munteanu. Fuori invece nel Genoa non abbiamo visto né tra i convocati e quindi non tra i titolari, nemmeno tra quelli a disposizione del mister Luca Chiappino. Estrella è squalificato, Callon e anche Gini non può prendere parte a questa partita perché squalificato. Mancano Estrella e Callon, due assenze importanti a livello di peso specifico offensivo, perché in due hanno segnato 14 gol in campionato, 5 per Estrella, 9 per Callon, e oggi non saranno della partita. È una buona notizia sulla carta per la Fiorentina, comunque qualificazione alla finale che per la Viola sarebbe la terza consecutiva, tutta da guadagnare, e match che, essendo diretto, gara secca, è assolutamente imprevedibile. Anche il presidente Rocco Commisso presente qui al Gino Bozzi per seguire questa gara tra Fiorentina e Genoa. Segnale come sempre di presenza da parte della società anche per quello che riguarda non soltanto la prima squadra maschile, non soltanto la prima squadra femminile, ma anche la squadra degli under 19, la squadra primavera guidata da Alberto Aquilani. Tra poco squadra in campo. Come detto, per la Fiorentina è diventata una competizione quasi di casa la Coppa Italia. Per le ultime 2 stagioni ha saputo prevalere su tutte, ha saputo imporsi e vincere il trofeo, che poi ha portato la squadra a disputare anche la finale di Supercoppa Italiana 2 volte di fila contro l'Atalanta, purtroppo per la Viola perdendo in entrambe le occasioni. Adesso un'altra possibilità di arrivare fino in fondo. L'inno della Viola ad accompagnare l'ingresso in campo delle due formazioni, come di consueto prima quella ospite in maglia bianca con rifiniture ovviamente rosso-blu, il Genoa, e adesso anche la Fiorentina capitanata da Mattia Fiorini. Fiorini che ha segnato 5 gol in campionato, 1 anche in questa edizione della Coppa Italia Primavera. Thank you.
I due capitani a rapporto dall'arbitro Fabio Natilla di Molfetta e Yangò per il Genoa. Fiorini, come anticipato ovviamente per la Fiorentina, come noto. I due assistenti di Fabio Natilla sono Amir Salama di Ostia Lido, Francesco Valente di Roma 2. Il cenno d'intesa fra componenti della terna arbitrale, saluto tra i due capitani e squadre che vanno a prendere il proprio posto in mezzo al campo. Sarà la squadra ospite, il Genoa, a giocare il primo pallone della partita. Ultimo controllo sulle reti e poi sarà calcio d'inizio alla ricerca di un'altra finale dopo quella con il Verona, vinta 1-0 nell'anno scorso con la Viola ad avere la meglio. Quasi tutto pronto. Arriva il fischio da parte di Fabio Natilla, il Genoa gioca il primo pallone della semifinale unica tra Fiorentina e Genoa, che vale un posto nella finalissima. Primo possesso da parte della Fiorentina, che fa girare palla a Fiorini, Corradini, Frison. Bianco, bel cambio di passo, poi la palla dentro in verticale con la chiusura da parte di Bolie, che si appoggia per la prima volta all'indietro con retropassaggio per Agostino, che va a rinvio lungo, cerca l'anticipo e lo trova Frison, ma ancora Bolie ad alzare il pallone, giù di testa Frison nuovamente, molto aggressiva in avvio la Fiorentina. Il fischio da parte dell'arbitro per il fallo di Giordano Conti, gioca lui nell'emergenza offensiva del Genoa insieme a Della Pietra, che ha segnato un gol in campionato. Fiorini, lancio di Fiorini a cercare l'inserimento di Pierozzi, aveva gradito l'idea. Palla che però è stata irraggiungibile per l'esterno sinistro della Fiorentina, che gioca largo nel centrocampo a 5. Nel 2019 il successo in finale contro il Torino per la Fiorentina 2-1 con i gol di Vlahovic, ora con successo in prima squadra, e Maganić. Nella scorsa stagione la vittoria, come detto, per 1-0 sul Verona, firmata Dutu. Un'altra soddisfazione di Coppa è ciò che la squadra di Aquilani va cercando anche per riscattare parzialmente una stagione con molti alti e bassi, che non l'ha vista lottare ai piani alti della classifica, diciamo la verità, anche una stagione particolarmente complicata a questo livello. A livello sportivo, ma anche a livello sanitario, per una categoria come quella della Primavera, certamente una gestione più complicata rispetto al calcio dei grandi, alla Serie A e anche alle prime leghe professionistiche del nostro calcio. Una Primavera che è stata ferma a lungo dopo svariati mesi di stop, dove solamente gli allenamenti erano consentiti e programmabili. Si è ritornati a giocare all'inizio di, anzi per dirla con più precisione, alla fine di gennaio, quando è ripartito tutto dalla finale di Supercoppa Italiana tra Atalanta e Fiorentina, appunto al Gewiss Stadium. Poi è ripartito il calendario anche del campionato, dove sostanzialmente abbiamo superato la prima metà, ma la stagione che comunque
è stata fortemente condizionata per le modalità, per i protocolli, per le numerose interruzioni, per difficoltà anche a livello mentale nell'affrontare una situazione decisamente insolita. Che è andata a influire magari anche sul percorso dei ragazzi che stanno studiando da calciatori, che stanno formandosi come calciatori professionisti. Prova a allontanare il pallone la Fiorentina, che va a lottare sull'out con Della Pietra. La rimessa è del Genoa, con le mani Jordan Bolì e Yango. Prova a farla passare il franco camerunense. La rimessa però per la Fiorentina. Corradini fa scivolare il pallone verso Chiti, che allarga a destra, fa passare Neri. Milani si accentra e lancia, cerca dall'altro lato Pierozzi, che allunga al destro ma non riesce a bloccare il pallone. Besaggio prova a passare il giocatore schierato nella linea 5 del Genoa centrocampo, ma di fatto un trequartista per il numero che veste oggi, il numero 10, per le reti che ha segnato in campionato dopo gli attaccanti, è uno dei migliori, 7 gol. Cercato un controllo da parte di Della Pietra, senza successo. Anzi, era Giordano Conti a cercare il controllo. Fiorini la porta su, poi Frison, che cambiando lato del campo sbaglia, la regala di fatto a Besaggio. Zona centrale, Besaggio dentro, può chiudere Chiti. Situazione rischiosa che la Fiorentina forse è riuscita ad annullare, ma ha avuto uno spazio importante per ripartire la squadra di Chiappino. E Yango la fa passare in verticale, Della Pietra difende il pallone, poi arriva di nuovo E Yango. Piccardo, Marcandalli la gioca in verticale, la palla molto lunga, Della Pietra si impegna per tenerla in campo ma non ci riesce, anche per effetto del buon lavoro da parte di Mattia Fiorini, che lascia scorrere. Corradini si prende qualche rischio nel far passare il pallone molto vicino a Della Pietra. Spalluto, appoggio a destra verso Milani. Corradini fa girare bene palla la Fiorentina, che cerca lo spiraglio per attaccare. Largo a sinistra Pierozzi. Chiti partecipa anche lui alla manovra. Poi il cross di Neri viene ribattuto immediatamente dal Genoa. Ancora in pressione la squadra rosso-blu con la palla tra i piedi della Fiorentina. E il lancio dentro verso l'area di rigore. C'è una smorzata, una sporcatura sul pallone crossato da destra. Ancora Fiorentina che insiste, Bianco. Prova a passare una sterzata per il secondo intervento di Eyango, non è irregolare secondo l'arbitro, rinvio da parte del Genoa. Direttamente tra le mani del portiere Brancolini. Corradini.
Corradini, palla di ritorno a Fiorini che alza il pallone, non lo calcia molto bene. Chiti per evitare la rimessa laterale. Nel frattempo Lazio ed Hellas Verona che si giocano l'altra semifinale di giornata sono ai tempi supplementari. È finita 2-2 dopo i primi 90 minuti regolamentari. Adesso conduce la Lazio 3-2. Mentre siamo allo sviluppo della prima frazione supplementare tra Lazio e Verona, mentre qui sono trascorsi quasi 10 minuti. E Yango difende bene palla e poi apre verso sinistra. Piccardo lancia a cercare le punte di testa. Frison, Corradini, Neri, un po' di spazio per risalire, apre a destra, Milani accompagna, Bocci di fronte a lui, Milani evita anche Besaggio che gli sta addosso, palla all'indietro, Corradini arriva prima di Giordano Conti. Neri, anzi Bianco, perdona, apre a destra, eccolo Neri, il suo controllo, poi il cross a cercare il primo palo, respinta di testa da parte di Piccardo, poi Genoa che prova a tenerla in campo, non ci riesce con l'intervento da parte di Besaggio, ma poi sbaglia in verticale la Fiorentina ad alimentare subito un nuovo tentativo, la palla scivola oltre la linea di fondo. Fiorentina che oggi ha il chiaro obiettivo di inseguire la finale, andarsi a giocare nuovamente la vittoria di questo torneo se sarà possibile, per salire a quota 6 trofei in questa competizione, guida nell'albo d'oro della Coppa Italia Primavera il Torino con 8 affermazioni, ne ha 5 finora la squadra viola. Gioco fermato per uno scontro a metà del campo tra Bocci e Neri. Il Genoa invece ha vinto una sola volta la Coppa Italia nella stagione 2008-2009 contro la Roma in finale, tra l'altro come allenatore, mentre rivediamo il fallo di Bocci, c'era anche allora Luca Chiappino, allenatore del Genoa cresciuto nelle giovanili della squadra rossoblu, ha esordito in prima squadra, poi Spal, Spezia, Vicenza, Monza e Alessandria nella sua carriera da calciatore. Da allenatore ha sempre alternato la guida di Primavera, Under 17, allievi nazionali, sempre nell'ambito delle giovanili rossoblu. La vittoria del 2009, adesso di nuovo in carica con gli Under 19, con la Primavera, che in campionato vede la squadra genuana in settima posizione, come detto in apertura, 24 punti, 2 momentaneamente, 26 punti, perdono, 2 momentaneamente più dei 24 che sono invece della Fiorentina. L'ultima sfida tra Genoa e Fiorentina l'ha vinta il Genoa 2-1 lo scorso 24 di gennaio. Dumbravanu e Cenci in gol per il Genoa, Di Stefano invece in gol per la Fiorentina, che ha fallito anche un penalty con Fiorini. Questo in campionato. Anche nella scorsa stagione invece le due squadre si sono sfidate in Coppa Italia Primavera agli ottavi. Ovviamente la meglio avrebbe la Fiorentina, che poi ha concluso vincendo la competizione 3-1 della Viola con Pierozzi che sta per battere la rimessa laterale, e doppietta da parte di Spalluto. Besaggio con il petto per Eyango che rischia un possesso in quella zona molto pericolosa, la recupera la Fiorentina, Spalluto gira verso Neri, largo da Milani che prova a puntare Bocci, Milani entra in area di rigore, vuole andare sul destro e mettere dentro il pallone che Dumbravanu allontana di prima, poi forse una spinta su Chiti, è così calcio di punizione per la Fiorentina. Il Genoa, guardando alle statistiche di questo match e precedenti, ha vinto
3 delle ultime 4 sfide contro la Fiorentina, che invece prima di questo periodo vantava una striscia di 8 partite senza essere mai battuta dal Grifone. Frison, palla centrale, c'è la chiusura, ancora Frison di testa, lunga per essere raggiunta da Spalluto. Buon recupero di Marcandalli, che prova a lanciare, c'è il tocco di testa da parte di Conti, che però non riesce a indirizzare il pallone verso Besaggio. Brancolini va direttamente al rinvio, salta di testa Piccardo, palla è tra i piedi dei giocatori della Fiorentina. Fiorini con calma, Frison, Pierozzi, si concede un rimbalzo del pallone, poi arriva Iangoia, gioca lì indietro Fiorini, Chiti, Milani si impegna ma non riesce a tenere in campo un pallone giocato con troppa potenza. Besaggio all'indietro, Piccardo, Marcandalli, lancio profondo, prolunga Bolì con buon esito, poi c'è fallo su Giordano Conti, calcio di punizione per il Genoa che prova ad affacciarsi nella metà campo della Fiorentina. Calcio di punizione interessante per il Genoa sul pallone Jacopo Turchet. Va lui con il sinistro profondo, tanto direttamente verso la porta di Brancolini, che però non ha pressione nel suo intervento, tanto meno problemi. Fiorini, partito Pierozzi a sinistra. Pierozzi cerca il cross all'interno di prima. Genoa che riesce a mettere fuori. Besaggio fermato sull'out di sinistra. Marcandelli. Bolì. Vince un rimpallo, il secondo non passa. Fiorini allora può rilanciare cercando l'intervento da parte di Munteanu, che riesce ad avere la meglio su Piccardo. Poi arriva Bianco a supporto e Yango gli va addosso e porta via il pallone, giocato con troppa forza su Bolì. Allora Fiorentina, Corradini, Fiorini, Chiti, Frison, tocco interno, Corradini fa girare, largo Neri, mette il cross verso il secondo palo, e calcio di rigore per la Fiorentina. Il fallo da parte di Alessandro Marcandalli è calcio di rigore per la Fiorentina, occasione per sbloccarla dopo 18 minuti del primo tempo. Qua rivediamo il momento in cui Pierozzi va a terra. Giudicato falloso l'intervento di Marcandalli, non so se addirittura anche un altro compagno difensivo del Genoa ad andare a complicare le cose per la sua corsa, andare a intrecciarsi con le gambe, avremo forse modo di rivedere ulteriormente. Comunque
fatto sta che sarà calcio di rigore per la Fiorentina. Fiorini ancora contro il Genoa per cancellare l'errore in campionato. Fischia l'arbitro. Va Fiorini! C'è la parata! Non è finita però l'azione. Pierozzi dentro, allontana ancora la difesa del Genoa. Poi Bianco non riesce a coordinarsi. Altro errore per Mattia Fiorini dal dischetto contro il Genoa. Poi fallo su Conti, chiede il giallo. La squadra genuana per questo intervento invita tutti ad allontanarsi. Fabio Natilla, che poco fa aveva concesso calcio di rigore alla Fiorentina, un rigore che Fiorini ha calciato così, trovando la bella respinta di Giuseppe Agostino, a cui va dato gran parte del merito. E allora, come in campionato, Fiorini fallisce un calcio di rigore. In quel caso si giocava in trasferta sul campo del Genoa, oggi in casa contro la stessa squadra. Due errori dal dischetto per il capitano della Fiorentina, che in questo momento non è riuscita a concretizzare la sua grande occasione di portarsi in vantaggio, la migliore della partita. E Yango alla meglio sul pallone senza commettere fallo su Bianco. E il lancio da parte di Bocci con il sinistro, un po' defilato per Conti, che prova a tenerla in gioco. Ci riesce, c'è Fiorini però a disturbarlo, vuole girarsi Bianco. Palla che va fuori, è l'ultimo a toccarla l'attaccante del Genoa. E allora si ripartirà da rinvio dal fondo per Brancolini. Nell'altra semifinale era in vantaggio nel primo tempo il Verona per 2-1, poi la partita ha visto il pareggio della Lazio arrivato fino al 90esimo, da lì i tempi supplementari che adesso vedono, dopo la prima frazione supplementare, avanti la Lazio 3-2. Chiti, Frison, di prima Bianco dentro, la fa passare Munteanu, apertura a sinistra verso Pierozzi da parte di Spalluto, ma trova Pierozzi in fuorigioco. Dumbravano, Marcandalli. Dumbravano lancia, Fiorini chiude di testa, poi anticipo di Spalluto ai danni di Turchet, che non riesce a mantenere il possesso e recupera il pallone per la Fiorentina. Chiti prova a ripartire con la velocità e lo scambio là davanti tra Munteanu e Spalluto, la Fiorentina. Corradini, Bianco con l'esterno, allarga a sinistra, un po' di spazio Pierozzi che si accentra, Pierozzi si allontana da Bolì, torna centrale da Corradini che invece va nuovamente largo. Rallentata l'azione della Fiorentina, Fiorini rischia di perderla, non c'è fallo su di lui. Conti dentro per l'inserimento di Della Pietra. Ha fischiato l'arbitro, ha visto fallo su Fiorini. Qua vediamo il controllo non perfetto del capitano della Fiorentina, l'intervento da parte di Conti. Metà del primo tempo, lancia Fiorini, lungo a cercare il colpo di testa da parte di Pierozzi, segue il pallone Bianco, palla che però esce, chiede la rimessa comunque la Fiorentina, non è così per l'arbitro. Corradini gira male il pallone, lo recupera Piccardo. Dumbravano, Piccardo, Marcandalli. E Yango
con l'esterno dentro, la palla per Conti che non la controlla, ingabbiato in mezzo a due della Fiorentina, palla che si impenna, Neri non riesce a tenerla, c'è il colpo di testa di Frison, allora Bianco, inseguito da Marco Andalli, prova a salire a destra Milani che poi va al centro con il suggerimento verso Bianco, apertura morbida a sinistra con il petto, la mette a terra Pirozzi, Bianco evita Turchet, allarga evitando anche Besaggio, la tiene in campo Neri che però non riesce a chiudere lo scambio con Milani e poi commette fallo. Marco Andalli, palla arretrata per lui, tiene in campo, Dumbravano, possesso palla del Genoa che riesce a uscire palla al piede dalla difesa con Dumbravano, poi il pallone è giocato in verticale. Corradini, Frison, Bianco riceve da Monteanu, la gioca all'indietro, Corradini allo spazio per allargare il gioco a destra, lo fa con un bel lancio verso Milani, dal lato corto entra in area di rigore, Milani, palla sul destro, Milani prova a chiuderlo al Genoa, passa il cross anche pericoloso e poi per tenerla commette fallo Pirozzi. Questo è il fallo netto su Bolì, lo invita a non ripetere un intervento del genere l'arbitro Natilla per evitare il cartellino giallo. Cercato Conti, palla allontanata da Fiorini, prova a tenerla Spalluto senza successo, all'indietro Piccardo, Agostino, ancora Piccardo, Dumbravano, lancio profondo del Moldavo, riesce ad allontanare di prima Pirozzi con un controlancio, Dumbravano di testa, Corradini mette a terra il pallone, Bianco cerca un controllo a seguire, apertura a destra, Milani spesso libero in due su di lui, Milani si accentra dentro con l'esterno, cerca una sponda in aria, la prende Monteanu che prova a girarla con il destro, c'è fallo di mano dice l'arbitro. Dumbravano, Agostino, ancora Dumbravano,
Bezzaggio prova a girarsi sulla marcatura di Corradini e poi a trovare un rinforzo in Turket, che viene però fermato. Bianco, Fiorini, Neri con il lancio dentro a cercare Spalluto in area di rigore, la palla passa e c'è Bolì che la può rinviare. Yango prova a tenerla lì, Bianco lo attacca, arriva Munteanu, il palleggio del Genoa per allontanarla dalla zona pericolosa. Di testa è bravo Della Pietra a imporsi, poi però non riesce a ripartire il Genoa, la tiene in campo la Fiorentina che ricomincia da dietro mettendo ordine, prendendo applausi dei pochi presenti. Al Gino Bozzi, Chiti, Neri, Fiorini, di prima Corradini, largo da Frison. Si gira Corradini, Fiorini, Chiti, sale in pressione Conti, Neri, Milani, 1-2, centrale Corradini, attaccato timidamente da Besaggio, la palla continua a girare tra i piedi dei giocatori della Fiorentina. Bianco, un po' di spazio, Bianco si accentra molto bene, potrebbe anche calciare, evita la scivolata, Bianco tocco dentro, Spalluto vuole girarsi, perde l'equilibrio, Bolì all'indietro, poi Agostino spara via il pallone, riesce a perforare l'area di rigore del Genoa, la Fiorentina con il proprio palleggio. Bella azione da parte di Bianco, che forse si è anche alzato la sfera nell'evitare la scivolata da parte di un giocatore del Genoa, non è riuscito ad arrivare però alla conclusione. Frison dentro per Bianco, la palla passa senza un suo controllo, Munteanu resiste a Eyango, poi la gioca in verticale troppo potente verso Pierozzi. Tutto corto e rinvio dal fondo, adesso va con il lancio Agostino, di testa Neri, poi male il Genoa nella gestione del pallone, Milani servito a largo a destra, Turket riesce ad anticipare, però la Fiorentina non fa passare un pallone sulla linea di centrocampo, ancora in controllo. Prova ad attaccare la Fiorentina, Milani sterzata con il tacco, cross con il sinistro dentro, Marcandalli mette fuori di testa, sulla respinta Corradini cerca Bianco, ancora Marcandalli che va in anticipo, impone il corpo e riesce a spingere il pallone anche verso Della Pietra, contropiede Genoa, si allarga Della Pietra, vuole evitare in corsa anche Fiorini che torna su di lui e lo chiude in calcio d'angolo, il primo della partita. Poco fa è arrivato il finale, Lazio batte Verona 3-2, è la Lazio la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia Primavera e dunque Fiorentina e Genoa in Lizza per andare a raggiungerla in finale. E Yango mette il cross ma il pallone probabilmente è uscito. Il gol di Raul Moro che segna una doppietta e di Bernardo Calabrese, decisivi per la Lazio che in rimonta va a guadagnarsi il posto in finale. Qui superata la mezz'ora da poco, 33 sul cronometro, la Fiorentina ha già avuto la possibilità di sbloccarla da calcio di rigore ma ha fallito Fiorini. Le finte di Milani, palla sul destro, cerca il cross, eccolo dentro, Munteanu anticipato, la prende Pierozzi che poi si gira con il sinistro e calcia, un buon tentativo da parte del numero 3, raccoglie applausi ma spara troppo alto sopra la traversa. Giuseppe Agostino
affidato al portiere del Genoa il rinvio dal fondo. Palla prolungata di testa verso Besaggio, chiude Milani con il tacco, poi di testa Bocci. Spalluto, lotta, Milani riesce a passare, poi a palla dentro, ancora per Spalluto che allarga di prima. Attenzione a Munteanu che va sul destro, Munteanu ancora dopo il rimpallo, chiuso in calcio d'angolo, arriva la chiusura di Turchet. Primo tiro dalla bandierina anche per la Fiorentina, la rabbia di Giuseppe Agostino, che rimprovera i suoi per la superficialità nell'atteggiamento di poco fa, aver concesso un secondo tentativo a Luis Munteanu. Va Fiorini dalla bandierina dentro con il destro, cerca Chiti, palla che sfila oltre la porta, c'è fallo in attacco della Viola. Ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Quest'anno, come già spiegato e constatato anche con la prima semifinale vinta appunto dalla Lazio sul Verona per 3-2 in rimonta, si è deciso per una semifinale unica, contrariamente a quello che succede con le prime squadre, con le formazioni maggiori nella Coppa Italia Senior, chiamiamola così, per evitare un moltiplicarsi di partite, un raddoppiarsi in questo caso di partite semifinale andata e ritorno, dunque tanti spostamenti in tempo di Covid. Attenzione al Genoa, Besaggio allarga a sinistra, Bocci torna da Besaggio, attenzione zona centrale, calcia Besaggio, la deviazione sul fondo e calcio d'angolo probabilmente per il Genoa, grosso rischio, corso al 35esimo dalla Fiorentina. Buono sviluppo dell'azione del Genoa a un passo dal vantaggio sul campo della Fiorentina. Si ripartirà dalla bandierina. Besaggio dentro con il destro, cercherà un colpo di testa, palla prolungata sul secondo dove c'è Spalluto. Di controbalzo, il pallone raso terra, Turchet lo intercetta, poi prova il lancio dentro l'area di rigore, respinto, sarà di rimessa laterale per il Genoa. In questo momento della stagione probabilmente la Fiorentina sta vivendo il miglior momento della stagione, sì, arriva da 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 2 pareggi mancavano dal 2019, da 2 anni. Fiorentina che viene dal pareggio con la Roma 1-1, una Roma che è stata a lungo in testa alla classifica del campionato Primavera 1. Adesso c'è la Samp là davanti. Samp che è stata la squadra che per l'ultima volta nel campionato della Fiorentina è riuscita a sconfiggere la squadra di Aquilani, l'ultima sconfitta per la Viola contro la Samp, il 4-2 del 9 marzo scorso. Prima del pareggio con la Roma per la Fiorentina 3 vittorie con Ascoli, Bologna e in Coppa Italia il 3-1 in rimonta sulla Juventus. Prima anche il pareggio per 1-1 con il Sassuolo. Fiorentina che non perde da oltre un mese. E oggi sfida la squadra cugina di quella Sampdoria che casa propria aveva battuto la Fiorentina segnando, vincendo 4-2, segnando 4 gol nella prima frazione. Prova a resistere alla pressione del Genoa la Fiorentina. Besaggio passa davanti a Frison che ha spinto, fallo proprio sotto gli occhi di Luca Chiappino, l'allenatore del Genoa. Cartellino giallo, il primo della partita per Frison. Calcio di punizione. Che porta 5 in area il Genoa. Rimane fuori Eyango. Arriva adesso il fischio. Pronto Besaggio.
La battuta del numero 10 a cercare un colpo di testa, palla messa fuori, ma attenzione al tentativo di Turkett che sbatte contro il muro viola, che vuole provare adesso la ripartenza. Fallo anche in questo caso su Pierozzi, che dice sono stato trattenuto. È fallo e non è giallo, dice l'arbitro Natilla. Diverse lamentele da parte della Fiorentina, che aveva evidenziato una somiglianza del fallo che aveva portato la munizione di Frison con questo che invece ha bloccato la corsa di Pierozzi. Fischio io, dice l'arbitro, da ripetere il calcio di punizione. Fiorini, Frison, Bianco di prima dentro, fa proseguire la corsa del pallone Munteanu, bravo anche Spalluto ad allargare verso Milani, sovrappone Neri, cross di Milani, dentro, sotto porta, il triplo tentativo alla fine, gol, è in vantaggio la Fiorentina, al 40° del primo tempo, è 1-0 sul Genoa, ha segnato Luis Munteanu, probabilmente il tocco decisivo arriva da terra, dopo una doppia risposta da parte di Giuseppe Agostino. Passa la viola, la bella azione di Milani a destra, il cross insidioso, la palla che rimane sotto porta con il Genoa che non riesce a pulire la propria area piccola. Allora ne approfitta la Fiorentina che porta il muso avanti dentro Milani, Marcandali non copre, 2-3 volte Munteanu e da terra sì il tocco vincente. Questo è il cross di Milani, male Marcandali, 2 volte fa il possibile con grande reattività Giuseppe Agostino, anche con un balzo proiettato dagli addominali per prendere il pallone prima con un braccio poi con l'altro, ma il terzo tentativo da parte di Munteanu è gol ed è vantaggio viola, 1-0 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Munteanu che ha segnato 7 gol in campionato, è per lui il primo in questa edizione della Coppa Italia Primavera. Milani, Bianco, Chiti, Corradini con il sinistro va largo da Neri, sguardo dentro, avanza palla al piede, poi il cross basso a cercare Munteanu, già pregustava la conclusione, buon anticipo di Chiti, buon momento della Fiorentina che crossa con Milani profondo, si allunga, prende il pallone Agostin. Turkett, Marcandalli, Piccardo, il lancio di Besaggio a cercare Boci, Milani su di lui, tocco all'indietro, Dumbravanu crossa di testa, pulisce l'area di rigore Pierozzi, giù con il petto Besaggio, apertura ancora da Boci che cerca lo spazio per il traversone a sinistra, Milani non glielo consente di andare a completare l'azione, ma ancora Genoa con il possesso, il tocco interno e Yango, capitano del Genoa che apre a destra, Marcandalli si avvicina all'area di rigore, scarico per Boli che cerca la sterzata, viene chiuso da Pierozzi che è bravo a tenerla in campo, no, il pallone è uscito, lo dice Amir Salama, il primo assistente di Fabio Natilla. E allora rimessa laterale Genoa con Boli che sta per rimettere in gioco con le mani, cerca in area Conti, poi con il tacco e Yango, ancora Boli prova ad arrivare prima, chiuso dalla triangolazione della Fiorentina per ripartire, Bianco con la punta anticipa Yango e va all'indietro, Pierozzi lancia con il destro, cerca la sponda aerea di Spalluto, non c'è fallo, Piccardo, Boci fa girare Turkett, Marcandalli apertura a destra e Yango internamente, tocco di Corradini che sporca la traiettoria del pallone, chiama l'uscita da parte di Brancolini che arriva prima di tutti.
Spalluto cerca il controllo. Secondo tentativo è quello buono. Corradini. Frison. Di prima Pierozzi sbaglia. Fa un regalo a Boli che vuole ripartire. La tocca in verticale ma senza precisione per Conti. E poi si lamenta Boli. A mio avviso era sbagliato il suo tocco. Non ci sarebbe potuto arrivare Giordano Conti. Neri. Fiorini. Giro palla, Chiti. Fiorini, Chiti. Lancio morbido con il tacco Milani, arriva prima Spalluto. Buon anticipo su Dumbravanu. Milani resiste a Dumbravanu. Ancora Milani, sguscia via. Finta il cross, poi l'effettua. Chiude Bocci, ma in grande forma Andrea Milani, tra i migliori senza dubbio della Fiorentina. Neri per Corradini che va all'indietro. Fiorini. Frison. Pierozzi. Finte su Boli. Poi il pallone all'indietro. Fiorentina che adesso si accontenta di un buon giro palla. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Chiti. Milani prova a far scorrere il pallone per Neri. Fermato. Ancora Fiorentina. Corradini. Neri. Milani. Corradini. Neri. Palla che non si ferma. È Genoa che ha difficoltà a recuperarla. Fiorini. Il lancio del capitano della Viola. Lungo per Pierozzi che prova a tenerla in campo. E poi per evitare il rinvio dal fondo la mette in rimessa laterale. Finisce il primo tempo senza recupero, arriva il fischio di Fabio Natilla, un primo tempo che la Fiorentina chiude in vantaggio per 1-0 sul Genoa, ancora tutto il secondo tempo da giocare, inutile fare pronostici, il risultato rimane ancora abbastanza equilibrato ma di vantaggio per la Fiorentina che ha sbloccato il primo tempo e il risultato grazie al gol di Munteanu, un triplo tentativo alla fine vincente in precedenza al 18esimo, aveva sbagliato un calcio di rigore con il capitano Mattia Fiorini, un rigore guadagnato su fallo da parte di Marcandalli. Una breve pausa e poi gli highlights del primo tempo tra Fiorentina e Genoa, chiuso in vantaggio 1-0 dalla Viola.
Di nuovo insieme per vedere quanto è successo nel corso del primo tempo di questa semifinale, gara secca di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Genoa al Gino Bozzi di Firenze. I due capitani Fiorini e Yango nel saluto pre-partita con l'arbitro Fabio Natile, due assistenti Amir Salama e Francesco Valente. Il calcio d'inizio, primo pallone giocato dal Genoa. Fiorentina che arriva da un buon periodo di 5 risultati utili consecutivi. Genoa che invece ha perso il derby con la Sampdoria, prima in classifica del campionato Primavera 1. È il Genoa a giocare questo calcio di punizione con Turket. Una chiamata facile per Brancolini, che non ha problemi nel controllare il pallone. Il cross di Neri profondo. C'è il fallo su Spalluto da parte di Marcandalli. Allora Fiorini, come in campionato, va dal dischetto e come in campionato sbaglia Giuseppe Agostino, riesce a neutralizzare il suo destro dagli 11 metri. Poi la Fiorentina non riesce a chiudere la propria azione offensiva in gol. Al 18esimo la migliore occasione per la Fiorentina dal dischetto. Fiorentina che poi continua a controllare il match. Buona questa azione di Bianco, il tocco dentro con Spalluto che prova a girarsi, perde l'equilibrio e il Genoa riesce a salvarsi con il rinvio del proprio portiere. Ma è una Fiorentina che gioca meglio, fa girare bene il pallone, che attacca molto più volentieri e spesso rispetto alla squadra di Chiappino. Allora ci prova a destra con l'ottima azione da parte di Milani, che mette il cross morbido, la respinta, e poi il sinistro provato da Pierozzi, che non riesce però a tenere basso il pallone con il suo tentativo, sparato alto sopra la traversa da calcio d'angolo. La Fiorentina ci prova con Fiorini dentro, Chiti salta, la prende di spalla e non riesce a indirizzare verso la porta. Genoa che si salva anche in questa occasione con un fallo in attacco della Viola. Genoa che poi si rende pericoloso con Besaggio, la sua conclusione trova una deviazione in calcio d'angolo. Anche il Genoa riesce a confezionare questa occasione, sono molto di più quelle della Fiorentina in questa azione. Riesce ad allargare con Spalluto da Milani in area di rigore, il cross verso il secondo, riesce con tre tentativi a segnare il gol del vantaggio. Luis Munteanu, dopo i primi due ottimi interventi di risposta da parte di Giuseppe Agostino, riesce a metterla in porta. Questo è il cross di Milani, alla meglio su Marcandalli che non è in ottima giornata, e alla fine dopo due respinte riesce a metterla in porta per il gol dell'1-0, il suo primo in questa edizione della Coppa Italia Primavera. Munteanu che ne ha segnati invece 7 nel corso del campionato finora. Il fischio di Fabio Natilla, il primo tempo si è chiuso sull'1-0 per la Fiorentina sul Genoa in questa semifinale secca di Coppa Italia Primavera. L'altra finalista l'abbiamo già, ha vinto 3-2 in rimonta la Lazio sul Verona. Attende una tra Fiorentina e Genoa nella finalissima di Coppa Italia Primavera. Interruzione e a tra poco per l'inizio del secondo tempo.
squadre che tornano in campo, a cominciare da quella arbitrale, a cominciare dal Genoa che ha già preso posto nella propria metà campo, Fiorentina che sta per rientrare sul terreno di gioco e che giocherà il primo pallone del secondo tempo. Fiorentina che ha da difendere un vantaggio di 1-0 maturato nella prima frazione grazie al gol di Luis Munteanu. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Primo pallone della ripresa che sarà giocato dalla Fiorentina, che conduce 1-0 in questa semifinale di Coppa Italia Primavera. Allora arriva il fischio da parte di Fabio Natilla, ha giocato il primo pallone della ripresa. Non ci sono stati cambi per il momento. Fuori gioco di Pierozzi, calcio di punizione per il Genoa. Fiorini, Frison, finta un lancio di prima Bianco che poi si gira, va da Pierozzi. Prova a farla passare con l'esterno Eyango, la palla ancora in possesso del Genoa. Dumbravano, Piccardo, Marcandalli. Crea lo spazio per il lancio Marcandalli, è lungo, c'è Frison in anticipo, stava accennando un'uscita anche Brancolin. Bulì stava per rimettere in campo il pallone il Franco Ivoriano. Conti, palla di ritorno, Bolì, la sterzata, poi con la punta la tocca, va a terra ma recupera senza aver commesso fallo spalluto. Eyango, sterzata e qui c'è il fallo da parte di Corradini. Apertura verso Besaggio che vuole mettere il cross verso il secondo palo, di testa a Bocci, allontana Chiti. Poi mette il corpo davanti Brian Bocci e si prende calcio di punizione per il Genoa. Terra, un giocatore della Fiorentina. Si tratta di Milani. Cadendo, Bocci lo ha colpito sulla caviglia. Dumbravano porta sul pallone, morbido il lancio dentro, Corradini sporca la traiettoria, poi Bianco all'indietro per il rinvio di Brancolini. Pierozzi con le mani, non raggiunge Spalluto che si era avvicinato eccessivamente, la palla era più lunga di gittata rispetto a quanto avesse previsto.
Besaggio. Dumbravanu cerca il lancio dal lato opposto. Bolì anticipato dal colpo di testa di Pierozzi in calcio d'angolo. Il Genoa che prova ad attaccare in questo avvio di secondo tempo. Ci prova il Genoa. 5 minuti della ripresa. La battuta di Besaggio, colpo di testa pericoloso da parte di Piccardo sul primo palo, trova lo spazio per anticipare tutti ma non con la sua girata, con la sua torsione, lo specchio della porta. Brancolini allunga il pallone a Fiorini, lancio preciso per Bianco che prova a passare, fallo di Marcandalli. Non è stato impeccabile il suo primo tempo, Marcandalli aveva commesso fallo da calcio di rigore, poi si è fatto sfuggire in marcatura Munteanu nel gol della Fiorentina. Due errori che avrebbero potuto e hanno pesato sul parziale, che per il momento dice Fiorentina 1, Genoa 0. Corradini. Turchet lo disturba ma passa Corradini, pallone interno per Pierozzi che va giù, non c'è nulla, Corradini continua l'azione a sinistra, Bolisso di lui, tacco da parte di Corradini per Pierozzi che finta il cross, va sul destro di fronte a Marcandalli, il cross di Pierozzi dentro Spalluto, la sponda e poi il destro di Munteanu sotto porta Spalluto, Fiorentina che raddoppia con Samuele Spalluto. Una bella azione produce un altro gol della Viola ed è 2-0 sul Genoa. La partita è lunghissima, siamo chiari, ma la Fiorentina compie un coraggioso passo verso il sogno di una nuova e terza finale consecutiva in Coppa Italia Primavera. È già pronto per ripartire il Genoa. Al sesto minuto del secondo tempo è arrivato il gol numero 2 in questa partita della Fiorentina. Questi Pierozzi con il destro dopo averci provato con il sinistro, sponda di Spalluto, destro di Munteanu, respinta e poi ancora Spalluto con Agostino che si guarda intorno, cerca di capire se fosse irregolare la posizione di Spalluto, così non è per la terna arbitrale e allora è convalidato il gol del 2-0 della Fiorentina che prova a prendere il largo, non può permettersi di abbassare la guardia anche perché può essere un esempio utile nella chiave di lettura della Fiorentina. L'altra semifinale era in vantaggio 2-0, il Verona ha subito la rimonta della Lazio 1-2, 2-2 e poi supplementari con 3-2 che è stato il risultato finale a favore della Lazio che era sotto di 2-0. Dunque Fiorentina che ha bisogno di continuare ad attaccare, di garantire la massima attenzione nei confronti di questo doppio vantaggio preziosissimo, questo sì va sottolineato, sul Genoa, ma non può ritenersi già in finale. Prova ad attaccare Yango che ha fretta di riaprire la partita, giallo inevitabile per Bianco che ha trattenuto con due mani le spalle di Yango che in altri modi sarebbe difficile bloccare vista la sua struttura muscolare e fisica. Qua rivediamo il contrasto vinto da Yango e poi due mani a trattenere il franco-camerunense Steve Mike e Yango, il capitano del Genoa. Besaggio dentro il destro sul secondo palo, grosso pericolo corso dalla Fiorentina, occasione Genoa al nono minuto del secondo tempo, palla verso Dumbravanu, c'è stata la chiusura, l'anticipo su di lui, si riparte dalla bandierina, sempre Michele Besaggio,
dentro il cross di Besaggio, doppia deviazione, la Fiorentina è in grado di allontanare. Candalli. L'apertura di Piccardo per Boci, pressato da Neri, torna all'indietro. Piccardo. Marcandalli lancia male, Corradini ne approfitta e fa possesso. Si volge all'indietro, Pierozzi. Fiorini, Brancolini. Sembra trascorso di più, eppure siamo appena al decimo minuto del secondo tempo. Fiorentina ha trovato il raddoppio al sesto della ripresa. Poco dopo, occasione per il Genoa. Adesso attacca ancora la Viola con Milani. Va sul sinistro, calcia! Conclusione centrale alta sopra la traversa, bel tentativo da parte di Andrea Milani, questa volta si è messo in proprio, ha cercato la soluzione finale. In tutte le altre occasioni fin qui era stato molto più generoso e desideroso di aiutare i compagni, come in occasione del primo gol, quello di Munteanu, era di Milani il cross ad aprire morbidamente verso il secondo palo. Besaggio controlla a seguire sbagliato, ma approfitta di uno scontro tra due compagni di squadra come Chiti e Corradini. Poi il pallone intercettato sul lancio verticale del Genoa. Buon recupero da parte di Neri, prova a salire la Fiorentina, Milani alza di nuovo il pallone verso Neri e poi palla all'indietro, la controlla in difesa la Fiorentina con Fiorini, Corradini, free zone di prima, bel pallone per la ripartenza di Bianco, palla al piede, sale, guarda a sinistra, apre, trova Pierozzi che va sul destro, si accentra, contrastato da Bolì, ancora Fiorentina in possesso, Corradini dentro, un lancio troppo lungo per Pierozzi che però ci crede, la tiene in campo e riesce a mettere in difficoltà comunque la difesa del Genoa. Adesso interruzione, dodicesimo minuto del secondo tempo, c'è il primo cambio, abbiamo visto Marcandalli uscire dal campo, anche Della Pietra non sarà più della partita, Vincenzo Della Pietra ha toccato veramente pochissimi palloni, l'attaccante della Genoa. Marcandalli non sembra essere oggetto di cambio, anzi sì, adesso viene confermato, allora Marcandalli fuori, entra al suo posto Serpe. Si ripartirà da rimessa laterale per il Genoa con Boni. È entrato anche Sali Bilel con il numero 21. La prima palla giocata verso di lui che vuole andare verso l'area di rigore e sbilancia Fiorini che gli era passato davanti, si era messo davanti con il corpo. Il Genoa dunque ad aver utilizzato i primi due cambi, Fiorentina che ancora non ne ha effettuati. Genoa che ci prova in attacco perché deve cercare di riaprirla adesso, dopo un'ora di gioco è sotto 2-0 con la Fiorentina. Milani vuole girarsi, ferma il pallone Boci, poi ancora Bilal che riesce a girare dall'altro lato ma Eyangoh non riesce a fare possesso.
Allora Pierozzi allunga il pallone con la punta per ripartire, fermato dall'intervento di Serpe. Bianco, Turket e Nyango in mezzo a due, resiste il tocco verso Turket, palla sul sinistro, allarga in zona utile per Brian Bocci, mette il traversone, Bocci dentro, colpo di testa centrale, Brancolini palla. Rimette il pallone in gioco Brancolini, c'è subito Fiorini di fianco a lui, Corradini di prima, Frison all'indietro, ancora Brancolini con qualche rischio, gioca malissimo il pallone, Yango subito dentro, Turket allarga verso Besaggio col sinistro sul fondo, sfiora il gol dell'1-2 il Genoa con Michele Besaggio, numero 10 della formazione allenata da Luca Chiappino. Si ripartirà con rinvio dal fondo. Già stato battuto corto. Adesso il Genoa che prova a dare intensità. E Yango. Il cross dentro. Cerca il colpo di testa di Besaggio. Alto sopra la traversa. Pierozzi prova a tenerla in campo, ci riesce a indirizzare il pallone verso Munteanu. Milani riceve il cambio di gioco, con il petto la mette giù, la gioca in verticale, Neri controlla e palla di ritorno per Milani che arriva, controlla, entra in area di rigore, mette il cross, respinto. Poi Turket, bel sombrero, spinto Bolì, fallo di Spalluto. Dumbravanu, Piccardo, Turket, dentro il pallone giocato da Serpe, che però diventa troppo lungo e incontrollabile per tutti i compagni. A terra Spalluto, non c'è fallo, anzi sì, poi c'è il fischio da parte di Natilla. Qua rivediamo il lavoro di Spalluto, premiato con un calcio di punizione. Fiorini, in tre su di lui. Allora retropassaggio per Brancolini. Salta Neri, la prende di testa il Genoa con Dumbravanu. Besaggio prova a tenerla in campo e a trovare una deviazione da parte di Corradini, che effettivamente arriva, rimessa laterale Genoa. Con le mani Brian Bocci. Cerca sulla verticale il movimento di Salih Bilel. Fermato. Un buon lavoro di Chiti. Allontana la pallone da Fiorentina. All'indietro Piccardo. Agostino. Dumbravanu. Milani di testa anticipa Bocci, poi rischioso passaggio all'interno dell'area di rigore, si chiude uno scambio con Fiorini e poi l'allontana Milani. Buon controllo di Munteanu, Corradini dentro, prova a farla passare Bianco e Yango però riesce a opporsi. Bianco. Corradini si gira libero da marcatura. Frison. Con l'esterno Bianco. All'indietro Chiti. Fiorini. Il lancio profondo, c'è Bolin anticipo su Pierozzi che prova a anticipare poi l'intervento di Agostino.
che però con le mani arriva prima sul pallone. Dumbravano, Bocci, il lancio di prima a cercare le punte, palla che rimbalza, buona per Conti, prova ad andare da Salih Bilel, senza successo. Bianco, Neri, prova a girarsi, c'è la pressione non fallosa da parte di Dumbravano. Rimane a terra il giocatore della Fiorentina, palla messa fuori sportivamente da Brian Bocci. A terra Neri. Questo di nuovo l'intervento di Dumbravano, sicuramente molto deciso. Fuori Dumbravano, al suo posto è entrato Sadiku. E poi fuori Piccardo per Bornosuzov. Ha cambiato tutti e tre i componenti della difesa originaria il Genoa. Adesso anche Sadiku e Bornosuzov. No, c'è una correzione da fare, non è uscito Piccardo per Bornosuzov. Prova a calciare dalla distanza Munteanu con grande coraggio. Sadiki. Cerca una sponda Bornosuzov, che però è l'ultimo a toccare senza deviazione in rimessa laterale per la Fiorentina. Oltre la metà, oltre i primi 20 minuti del secondo tempo, tra poco a metà ripresa, Fiorentina sempre avanti 2-0 sul Genoa. Rimessa laterale segnata al Genoa. Occhio, corra! Boli. Non riesce a passare a destra il Genoa. Iago lotta. Si difende da Bianco. Arriva il raddoppio di Pierozzi. Con questa rimessa laterale il capitano del Genoa. La sponda, la giocata che non riesce. Genoa che subisce la ripartenza del capitano della Fiorentina, Fiorini. Doppio passo, arriva in area, Fiorini! Grandissima ripartenza. Voleva farsi perdonare l'errore dal dischetto. Che grande ripartenza personale del numero 5 della Fiorentina, sul cui talento non si può davvero discutere. Dalla propria difesa resiste a Turket, che lo trattiene così, doppio passo per evitare l'ultimo ostacolo e poi la conclusione respinta in calcio d'angolo. Non benissimo Agostino, è sotto porta Munteanu, la possibilità per
chiudere virtualmente la partita. Il destro largo. A terra il portiere del Genoa. Questo è il tentativo di uscita da parte di Agostino due volte in maniera anche un po' goffa e poi si fa male. E adesso ha necessità di intervento da parte dello staff medico. Intanto siamo al 70esimo, 20 al 90esimo. E poi il recupero. Sadiku, Piccardo, Besaggio non prende il pallone ma arriva di gran carriera a sinistra Bocci. Adesso Besaggio, Daria, la manovra del Genoa che prova a salire a destra con Serpe, la lascia Boli. Sadiku, il traversone dentro, verso secondo palo, esce sicuro Brancolini. Eyango. Dentro il pallone col sinistro di Turket, non un grande pericolo per Brancolini che anzi è contento di intervenire in maniera così semplice. Frizon cerca la giocata di prima Spalluto dopo il velo da parte di Monteanu. Solo, solo, gioca! Neri prova a farlo passare sotto le gambe di Besaggio per far girare il pallone. Trova la rimessa laterale. Vai via Luis, vai via Luis. Fiorini. Fiorentina che sta cercando di non addormentare ma controllare il ritmo della partita con il Genoa che evidentemente in questo finale ha bisogno, necessità di fare la partita. Corradini in verticale, si gira Monteanu, calcia, una buona azione la sua. Torna Milo, torna Milo, va bene, dai, la prossima. Torna a posto Milo, torna a posto Milo, fai tempo, via di mezzo. Lancio largo, Besaggio prova a metterla giù.
Milani lo ferma, arriva Bocci, prova a passare, insiste, Milani alla meglio, chiede un fallo Bocci, a terra Besaggio, non c'è nulla. Un quarto d'ora alla fine. Turket riesce a tenerla lì, poi se la trascina però è rimessa laterale. Spalluto, tocco interno di Milani, c'era fallo su Spalluto in precedenza. Bravo, bravo, bravo Spalluto. Bravo, calma, mister, mister, è tutta la partita che ti serve, mister. Natilla va a dire qualcosa a Luca Chiappino, il mister del Genoa, per qualche lamentela di troppo. Bianco allarga a destra, Milani. Fiorentina che non ha ancora effettuato una sostituzione, Corradini. Frison, interno, per Bianco, che va all'indietro, Fiorini. E buona, buona! Il lancio largo, Milani. Palla sul sinistro, può mettere il traversone sul secondo palo, è già pronto Pierozzi, di testa la schiaccia, Agostino. Che poi fa ripartire il gioco con le mani, cerca la velocità dal lato opposto del Genoa. Besaggio con il fisico, non c'è fallo di Milani. Si era fermato completamente Besaggio, cosa da evitare sempre. E infatti arrivano rimproveri per lui. Sali, sali, sali! Per essersi fermato. Neri, lancio dentro in area di rigore, Munteanu cerca il cross all'interno, chiude Serpe. Calcio d'angolo guadagnato dalla Fiorentina. Corner di Fiorini, colpo di testa di Chiti, la palla va fuori e sarà rinvio dal fondo. Gira, gira! Rimessa laterale della Fiorentina, che con il palleggio prova a allontanare il pallone. Sadiku ne entra in possesso, allarga a sinistra, Bocci per evitare Milani, la tocca fuori. Fiorini, Chiti, Milani alza il pallone, non controlla bene, allora Turket, poi dentro Besaggio, la fa girare Bilel, non c'è fallo, altra ripartenza della Fiorentina, Bianco, Munteanu, sguardo dall'altro lato, sterzata, apertura, eccola per Spalluto che la mette giù in aria, arriva Boli, gli porta via il pallone con un buon intervento, Boli conduce anche la ripartenza, la fa passare verso Eyango, col suo intervento Bornosuzov
che ha sfruttato bene il fisico. Turket, lancio intercettato da Pierozzi che allontana, adesso un po' più basso Pierozzi, si propone meno sulla linea di centrocampo. Sadiku prova a passare su Corradini che in scivolata dice di no, allora di nuovo la viola davanti. Bianco rallenta, gioca di suola. Chiti, Milani evita l'attacco, la tocca all'indietro, Chiti dentro per Neri che palleggia, arriva Corradini di testa alla gira, spalluto allarga. È una Fiorentina in fiducia che gioca bene, che nasconde il pallone alla Genoa, che è sicura dei propri mezzi. Una Fiorentina probabilmente inedita nel corso di questa stagione, che è arrivato al punto massimo, almeno per ora, di maturazione sotto la guida di Alberto Aquilani. Milani prova a sgusciare alla marcatura di Besaggio, con l'esterno all'indietro, Neri resiste a Yango, tocca per Chiti. Poi l'apertura larga e andiamo dentro. Fuori misura. Cerca l'anticipo Chiti che rimane poi a terra. Spalluto, non passa su Boli. Ottimo lavoro di Bianco, forse anche con un tunnel. Ai danni di Bilel. Non è un tunnel, ma comunque una bella giocata di suola da parte di Bianco. Calcio di punizione per la Fiorentina, che ovviamente adesso non ha nessuna fretta di accelerare. E Yango, e il lancio a cercare Besaggio, di testa Chiti, poi Neri, Milani, allunga il pallone che va oltre a Bocci ma non può più essere controllato, Piccardo. Turchet. Cerca di rimettere il pallone nella metà campo della Fiorentina velocemente il Genoa. Bocci dentro e Yango fa da perno, però non riesce a dare il pallone di ritorno. Bianco, grande ripartenza palla al piede, grande forma fisica per lui. La squadra in salute, lo si vede dall'atteggiamento in campo, dalla mancanza di necessità di cambi. Jacopo Turchet ha calciato il pallone colpendo il suo avversario, che è rimasto a terra. Poi rivediamo, c'è lo scontro tra Neri e Besaggio, poi il pallone calciato secondo me non con particolare forza o cattiveria verso il giocatore della Fiorentina, lo colpisce sulla schiena. Non è un bel gesto, infatti è arrivata una nuova ammonizione in questa partita, la prima per il Genoa, Jacopo Turchet. Eccolo il primo cambio della Fiorentina, esce dal campo Alessandro Bianco, un'ottima partita la sua. Lascia il posto ad Amatucci.
Dopo un buon minuto di interruzione si riparte, calcio e punizione Fiorentina, 84esimo ormai, 85esimo. Fiorini va profondo, cercando l'inserimento di Pierozzi, anticipo di Bolì, rimessa laterale, un Genoa che adesso comincia probabilmente a realizzare che il tempo stia passando velocemente e che non è arrivata la svolta per poter inseguire il pareggio. Controlla involontariamente con un braccio spalluto, fischia fallo l'arbitro. Turket lancia lui con il sinistro, cerca una sponda Bornozov, spalluto. Neri riparte, Sadiku prova a fermarlo, ancora Neri, alza il pallone a sinistra, Pierozzi riesce a tenerla in campo, allora Fiorentina che prosegue col contrattacco, Pierozzi si accentra, vuole il destro e calcia sul corpo di un avversario. La Fiorentina prova a tenerla lì, ancora entra in possesso Pierozzi, la gioca dentro, Munteanu non riesce a calciare, spalluto, nemmeno chiuso, tutto regolare dice l'arbitro che fa proseguire Bocci. Poi intervento falloso di Amatucci. Sadiku. Turchet allarga, Besaggio si accentra, il numero 10 che gioca il pallone in diagonale, chiude Chiti. Ancora Genoa, Besaggio all'indietro. Serpe, Bolì. E Yango anticipato dal buon lavoro di Frison che poi lascia lì il pallone. Allora ancora Genoa a provarci con il tentativo di Bilel, commette fallo in attacco e poi spara via il pallone. Quasi anche a rischio giallo. Qua rivediamo la parte finale dell'azione della Fiorentina di poco fa, anticipato da Bocci. Munteanu anticipato da Bolì, spalluto. Altro cambio nel Genoa, finisce la partita di Jacopo Turket e inizia quella di Cenci. Fiorini. Pierozzi per Frison che rinvia lontano di testa Serpe, manca l'intervento Munteanu, la prende Neri che però non favorisce un controllo della sua squadra. Allora ripartenza di Besaggio, questa volta c'è il fischio da parte dell'arbitro, prima cambio. Dentro Gentile. Bravo Milo. È uscito un giocatore della Fiorentina non inquadrato dalle telecamere. Si riparte da calcio e punizione per il Genoa. Besaggio pronto a buttare dentro il pallone in area di rigore, uno degli ultimi tentativi del Genoa. Eccolo il traversone a cercare una deviazione sotto porta, palla all'indietro, conclusione cercata da Cenci. Rinvio. Fiorini di testa prolunga spalluto, Munteanu difende il possesso, poi la tocca all'indietro, Neri allarga il gioco sulla destra, la mette giù per la prima volta Gentile. Amatucci riesce a girarsi molto bene, poi il cross dentro respinto, Corradini prova a rigiocarla in aria, Bolì fuori di testa e poi Corradini insiste, va sul destro, calcia, altra respinta, non c'è, tocco col braccio.
poco fa non è entrato Amatucci ma Krastev con il numero 19. Mentre veste la maglia numero 18 Amatucci nella Fiorentina, attualmente ancora in panchina. Intanto siamo a 30 secondi dal novantesimo, la Fiorentina è a 30 secondi più recupero dalla vittoria che vale l'accesso alla sua terza finale di Coppa Italia Primavera consecutiva. Bolì ruba palla a Pierozzi, prova a ripartire. Bolì prova a mettere il cross dentro, Chiti! Con il salvataggio quasi la mette nella sua porta, la para Brancolini ma c'è un fischio da parte di Natilla. 3 di recupero. Il rinvio di Brancolini, serve l'ultimo sforzo alla Fiorentina. Krastev riesce a farla passare con il petto, fermato con un fallo. Il giocatore bulgaro che si occuperà in prima persona della battuta del calcio di punizione. Fiorentina che spende il calcio di punizione buttando il pallone di là, senza creare nessun pericolo. Besaggio affronta Krastev, arriva il raddoppio di Spalluto, c'è fallo, conquista calcio di punizione il Genoa, mancano 2 minuti alla fine del recupero. Al Genoa serve un miracolo, alla Fiorentina serve resistere 2 minuti con un vantaggio di 2-0 per accedere alla finale, raggiungendo la Lazio che ha battuto in rimonta il Verona 3-2. Besaggio dentro, un pallone teso messo fuori di testa. Sadiku, il primo sul pallone, la ributta dentro, altro colpo di testa da allontanare e Yango ci prova in tutti i modi, il Genoa che calcia con Serpe, conclusione francamente non irresistibile. Ha gestito bene la Fiorentina, ha cercato con insistenza soprattutto prima di tutto il vantaggio nel corso del primo tempo, al 18° l'occasione dal dischetto fallita da Fiorini che ha sbagliato contro il Genoa un rigore, così come era successo in campionato nella sconfitta 2-1 in casa del Genoa. Però poi ha continuato a giocare meglio, a produrre di più, a trovare lo spiraglio per andare ad attaccare con maggiore qualità e quantità la squadra di Aquilani, che ha trovato meritatamente il vantaggio dopo una tripla occasione di Monteano segnato da terra battendo Agostino. Con il gol dell'1-0 è arrivato anche il gol del raddoppio da parte della Viola dopo un altro tentativo di Monteano e la respinta di Agostino, ha segnato Spalluto da posizione giudicata regolare. Fiorentina che poi avrebbe voluto chiudere la partita e ci è andata vicino con il gol del 3-0. La reazione, la respinta morale da parte del Genoa non è stata sufficiente per riaprire nei fatti una partita che adesso è quasi terminata per la soddisfazione di Aquilani, dei suoi ragazzi, della società. Ricordiamo che è presente al Gino Bozzi il presidente Rocco Commisso, come succede con la prima squadra, come succede con la squadra femminile, come succede con la Primavera. Non è certo un'occasione sporadica questa, ma è abitudine del numero uno della società. Titoli di coda, la Fiorentina batte 2-0 il Genoa e raggiunge la Lazio nella finalissima di Coppa Italia Primavera. Per la Fiorentina è la terza finale di Coppa Italia Primavera consecutiva dopo i 2 successi nelle altrettante 2 stagioni passate. Prima il successo sul Torino, poi quello sull'Hellas Verona nella scorsa stagione, adesso una nuova occasione per la squadra allenata da Alberto Aquilani di andare a sollevare un altro trofeo. Dovrà contenderselo alla Lazio che oggi ha battuto in rimonta il Verona dopo essere stato sotto 2-0 in casa, ha vinto i tempi supplementari 3-2, mentre la Fiorentina nei 90 regolamentari ha avuto la meglio sul Genoa grazie ai gol di Monteanu e Spalluto, le due punte
a decidere, a segnare, a battere il Genoa che aveva sconfitto la Fiorentina in campionato, in Coppa Italia come l'anno scorso. Ha avuto la meglio la Fiorentina, che si è guadagnata la finalissima con merito, controllando il vantaggio che si era procurato nel corso della partita. La soddisfazione per tutta la società, per la presidenza, per i ragazzi che hanno festeggiato, per Dainelli, presente anche lui al Gino Bozzi. Un gran bel pomeriggio per i colori viola. Commisso lascia ora il Gino Bozzi tra gli abbracci del pubblico, là vicino, anche non perfettamente nel rispetto delle norme anti-Covid, anche se solitamente chi ha accesso agli impianti è stato sottoposto a tampone. Eccola la festa da sentire, da gustare, da vedere dei giocatori della Viola che si sono conquistati sul campo un'altra finale di Coppa Italia Primavera. Un'altra finale dunque per la Primavera della Fiorentina, dopo quella di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta. Adesso una nuova occasione di alzare la Coppa Italia, sarebbe la sesta nella storia, sarebbe la terza consecutiva. Vedremo se riuscirà ad avere la meglio la Fiorentina anche sulla Lazio. Si è chiusa 2-0 a favore della Fiorentina, la semifinale unica in gara secca tra Fiorentina e Genoa con i gol di Munteanu e Spalluto. Tra poco, tra una brevissima pausa, gli highlights di tutto il match. Semifinale tra Fiorentina e Genoa, si gioca in gara secca. Il fischio da parte dell'arbitro Natilla dà il via al match col primo pallone giocato dal Genoa, che guadagna il calcio di punizione che Turchet va a battere così troppo su Brancolini, non crea un pericolo. Fiorentina che arriva da un buon momento, 5 risultati utili consecutivi nelle ultime partite disputate in gare ufficiali. Il fallo di Marcandalli commesso su Pierozzi produce il calcio di rigore che al 18esimo permetterebbe alla Fiorentina di sbloccare la partita, ma Fiorini, come in campionato, sbaglia contro il Genoa, para Agostino con una bella reattività e poi la Fiorentina non riesce a chiudere verso la porta la propria azione offensiva. L'errore di Fiorini, che però giocherà una partita comunque ottima a guida della sua squadra.
l'azione di Bianco, prova a liberare il destro, poi il tocco dentro l'area di rigore, si gira spalluto, non riesce a concludere, allora chiude la difesa del Genoa che allontana con Agostino, un'altra delle produzioni offensive della squadra di Alberto Aquilani, che gioca di più e gioca meglio nel corso del primo tempo. Prova a sfondare a destra con Milani, tra i migliori in campo dal lato corto, mette il cross con il destro a cercare il colpo in testa di Monteanu, dopo la respinta Pierozzi con il sinistro non riesce a tenerlo basso, palla che schizza alta sopra la traversa, una nuova occasione creata dalla Fiorentina, che poi va dalla bandierina con Fiorini, cerca il colpo di testa, trova quello di spalla di Chiti, che commette anche fallo in attacco e non riesce a produrre il vantaggio della Fiorentina, che corre anche un rischio con questo tiro di destra da parte di Besaggio, che viene deviato in calcio d'angolo. Il Genoa trova l'azione più pericolosa della sua prima frazione di gioco, è la Fiorentina però ad avere il pallino del gioco, allarga spalluto a destra con Milani che entra in area di rigore, mette il cross morbido sul secondo palo, ancora male Marcandali, due volte respinge da terra Agostino, ma poi riesce a segnare Monteanu, sblocca la partita, porta in vantaggio la Fiorentina, il numero 10 romeno su questo bel invito da parte di Milani, decisamente non bene in questa partita Marcandalli, ne approfitta Monteanu, primo tempo che si chiude sull'1-0, si riparte nella ripresa con il vantaggio della Viola che deve ovviamente difenderlo e cercare di produrre un gol in più, allargare il proprio vantaggio, ci prova però il Genoa a trovare il pareggio con il colpo di testa e la torsione di Matteo Piccardo che non trova lo specchio della porta della Fiorentina. Bel colpo di tacco di Corradini per liberare Pierozzi, prima la finta di sinistro, poi con il destro prepara il cross che arriva all'interno, spalluto, la sponda per il destro di Monteanu dopo la respinta di Agostino, è sempre lì spalluto, è in posizione regolare, si guarda attorno, è tutto ok, e allora la Fiorentina può festeggiare il gol del raddoppio del 2-0, le due punte in gol, prima Luis Monteanu e poi Samuele Spalluto, 7 gol in campionato per Monteanu che trova il primo in Coppa Italia e 10 per Spalluto che trova il raddoppio in questo match contro il Genoa, che prova a reagire con il tentativo di Dumbravanu ma non riesce a riaprirla la squadra ospite, allora attacca per chiuderla definitivamente la Fiorentina, bella azione personale da parte di Andrea Milani che questa volta non crossa ma dal destro passa al sinistro e calcia verso la porta, soluzione centrale alta sopra la traversa, uno dei tentativi del Genoa da sinistra con il cross da parte di Bocci, colpo di testa troppo debole verso la porta, nessun problema per Brancolini nell'arco di questa azione ma di tutta la partita, anche quando a provarci è con il sinistro di Michele Besaggio, non riesce a riaprirla il Genoa, riesce invece a gestire il proprio vantaggio senza eccessiva fatica la Fiorentina, questo tentativo da parte di Besaggio su inserimento dopo il cross di Eyango non produce l'effetto sperato, non trova nemmeno lo specchio della porta, su palla persa da Eyango, una ripartenza della Fiorentina, calcia da lontanissimo Monteanu che per poco non trova la porta, il gol del 3-0 che chiuderebbe virtualmente il match, grande ripartenza, lo dicevamo, della sua prestazione nonostante il rigore sbagliato da parte di Mattia Fiorini, doppio passo per saltare l'ultimo avversario nella sua ripartenza e poi destro parato da Giuseppe Agostino che va a metterla in calcio d'angolo, la Fiorentina ci prova col cross di Bianco profondo sul secondo palo, non benissimo Agostino che poi si farà anche male, il destro da parte di Monteanu largo rispetto alla porta, qualche problema per Agostino che attira l'attenzione dello staff medico, probabilmente per una storta a livello del ginocchio, una distorsione, questo il tentativo di Monteanu che va ad angolare troppo il suo tentativo di conclusione con il destro, una Fiorentina che chiude in tranquillità il match addirittura concedendosi un'altra azione offensiva con Milani che sterza, va sul sinistro, la crossa profonda, Pierozzi di testa cerca un invito per Spalluto che viene anticipato da Agostino, ancora Fiorentina con Fiorini a mettere il cross per il colpo di testa di Chiti, non arriva il gol che anticipa il triplice fischio, arriva quello vero da parte di Fabio Natilla che manda la Fiorentina per il terzo anno consecutivo in finale di Coppa Italia Primavera battendo il Genoa 2-0, continua il sogno in questa Coppa per la Fiorentina che affronterà la Lazio che ha avuto la meglio sul Verona, Fiorentina che ambisce ovviamente ad alzare per la sesta volta nella sua storia il trofeo di Coppa Italia Primavera.
Un match che ha visto la presenza anche della dirigenza, il presidente Rocco Commisso, Dainelli e tanti componenti dello staff dirigenziale della Fiorentina, che ha visto la Viola avere la meglio. È tutto per questo collegamento. Fiorentina batte Genoa 2-0 e va in finalissima di Coppa Italia Primavera. Grazie per essere rimasti con noi e un saluto agli ascoltatori di acffiorentina.com. Alla prossima!